Tanto rumore per nulla, anzi per poco. Se non fosse per quegli ultimi 20 minuti a carte ed emozioni scoperte, Atalanta-Milan saprebbe di bluff. Con incasso record, oltre 1 miliardo nel forziere del San Valentino Bergamasco e tanta inutile attesa. D'accordo, il Milan fa comunque 55, partite senza sconfitte, ma almeno nel finale si impegna a regalare quei brividi che, dopo un'ora di tiepido dominio, più nessuno s'aspettava. Imitando il pomeriggio thriller di Foggia, prima rischia infatti lo svantaggio sul rigore che Sebastiano Rossi para a Rambaudi. Terzo miracolo dopo quelli su Vialli e Di Biagio, altri due profeti del tiro senza rincorsa. Poi si ribella segnando con Papin, che chiuso da Bigliardi e Montero, sembrava rimasto ai trionfi derbistici di Coppa. Infine, già in clima di carnevale, giuisce troppo per la prodezza del francese, dimenticandosi sul capovolgimento di fronte di pedinare quel satanasso Dunganz, fulmineo nel gol dell'1-1. Capello. Dall'1-0 di Papin, 1 minuto dopo all'1-1 dello stesso Ganz. Sì, una partita che ormai ritenevo avessimo vinto, perché a 3 minuti alla fine, invece eravamo ancora in festa. Io ho visto tutti i ragazzi ad abbracciare Papin, sono rimasti imbambolati, l'Atalanta ne ha approfittato. L'unico momento direi che la squadra è rimasta imbambolata. Multa ai giocatori del Milan, ufficiale? Mai. Ma che ne pensa Rambaudi, che il precedente rigore contro il Parma l'aveva realizzato, sempre senza rincorsa? Ho sbagliato magari il rigore importante, drammatizzando un po' con una battuta, forse meglio così, se no diventavo troppo famoso. Il resto appunto è nella conferma di questi ragazzi del cortile, che Capello propone in formazione sempre diversa. Oggi 2 soli stranieri, Boban un po' fuori misura e sostituito dopo un'ora da De Napoli, e Papin con Donadoni a destra seguito da Bordin, e Simone impegnato ma non sempre preciso quale seconda punta, controllato da Porrini. Ma ecco Papè. No, scusa, devo andare subito, c'era Ero. Ma segni sempre però. Segni sempre. Devo segnare sempre. Bocca al lupo allora per la Francia. Bocca al lupo, grazie. Per l'Atalanta una gara d'attesa, con Perrone sacrificato a destra a contenere le volate dell'Atletico Maldini, Montero elegante libero, De Agostini su Lentini e Alemão così tenace nel suo ruolo di vigile davanti alla difesa da multare così anche il nostro maestro d'immagini Sergio Calabrese. Un'Atalanta comunque insidiosa, anche se solo nella ripresa, nei contropiedi di Rambaudi, con Ganz spericolato sprinter in mezzo a 3 milanisti, e dalle immagini si vede come il possibile rigore negato da Pezzella sia più evidente di quello successivo accordato per lo spalla a spalla con Baresi. Marcello Lippi, la salvezza quanti punti è adesso? Ma penso che sarà 29-30. Premio partita? No, i soliti, non c'è stato niente di particolare. A cercare di favorire con la sua presenza l'attesa per lo storico risultato anti-Milan, che qualcuno cercherà di inseguire dopo la sosta azzurra, c'era anche il senatore dello scandalo. Stadio di Bergamo, il senatore Benetton, ma lei è tifoso bergamasco? Asco, però oggi sto vedendo uno spettacolo. Mi sembra che non sia stato un granché fino adesso. E il suo celebre e così sportivo nudo fotografico? Io sono un industriale. La rifarebbe ancora quella foto? Sì, sì. Don Alvaro questa sera nella chiesa di San Bartolomeo a Bergamo che cosa dirà? Dirò che abbiamo tentato il colpo grosso, non ci siamo riusciti, e il Milan è una grande squadra, purtroppo il diavolo, non siamo riusciti a sconfiggerlo. Comunque l'Atalanta rimane ancora in quell'angolo di paradiso, ecco. Ma non teme scomuniche da parte, che ne so, del cardinale Martini per il suo tifo a volte eccessivo, dicono? No, direi di no, perché in fondo è uno sport che ci fa avvicinare tantissimi giovani, ecco, che solo in questo ambiente si trovano e si ha modo di dialogare e dare anche una parola buona, oltre al calcio.